Ritrovati gentili telespettatori, questa è una nuova puntata da Bruxelles. Siamo all'interno, come sapete, della postazione del Vox Box, che ormai vi è nota perché siamo nel cuore pulsante del Parlamento europeo. E sapete che questo è un incontro sulla Europa, ma sui temi dei cittadini europei. Oggi, all'improvviso, ci è venuto a fare visita Marco Cappato. Benvenuto. Buonasera, buongiorno. Grazie. È stato proprio di sorpresa, come lei sa. Certo. È un piacere averla con noi. Grazie, perché anche per me. I temi di cui lei in particolare, come dire, tratta sono attuali, sono caldi, sono fonte di discussione, un po', come dire, fa parte del suo costume, come tutto quello dei radicali, no? Voglio dire, non è una sorpresa da questo punto di vista. Lei fa parte anche dell'associazione, ricordiamo, Luca Coscioni. Sì. Un'esperienza importante questa? Beh, Luca Coscioni era una persona che da una condizione di malattia gravissima e di disabilità gravissima ha trascinato un centinaio di premi Nobel di tutto il mondo per chiedere libertà di ricerca scientifica. La scienza oggi è la cosa che meglio può determinare il nostro futuro se governata bene, con il diritto, la democrazia, altrimenti le proibizioni creano il peggio per noi, quindi sì, è molto importante. Ed è in questo ambiente che è qui a Bruxelles per un'iniziativa che ci annunciava importante. A aprile terremo nel Parlamento europeo il Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica e per il diritto alla scienza. Vuol dire che questa enorme trasformazione che la scienza sta per produrre sulle nostre vite, addirittura la modificazione del genoma, del DNA, di come siamo fatti, è urgente che venga governata con un minimo di uguaglianza, perché non ci sia un'umanità geneticamente migliorata e un'umanità no. Dall'altra parte anche è molto curioso importante, però, Cappato, che da una parte lei, lo vedremo fra poco, no? Mi perdoni, è associato alla morte, cioè alla scomparsa e alla vita, adesso certo. Si preoccupa. Perché come mai questi due estremi? Perché la vita vera, come l'amore, l'amore si può imporre? No. Capita. Beh, capita, ma non è amore, no? La vita si può imporre? La vita è fatta di scelta, sopravvivere, si può imporre a una persona di sopravvivere, accanimento, macchine, eccetera, ma una persona per essere veramente viva deve volerlo anche. Ma ci dica che cosa le preoccupa di questo mancato controllo sulla scienza? Cioè il fatto che se noi diciamo, come spesso continuiamo a dire, è tutto proibito, la ricerca sugli embrioni è proibita, la modificazione del genoma, perché abbiamo paura, perché tutto deve essere naturale, come se non fossero artificiali le medicine e tante cose della nostra vita. Sai il risultato qual è? Che la scienza se ne va, gli scienziati se ne vanno tutti, nei paesi dove non c'è controllo di diritto e di democrazia, in Cina, negli stati dittatoriali. Se la politica rinuncia a governare la scienza nel nome dell'uguaglianza e della libertà, se ne vanno da un'altra parte. In più c'è un'altra cosa che sta accadendo molto grave, è che la politica, ma anche quella di Trump a livello mondiale, pensa di poter fare a meno dei fatti, della verità scientifica. Per cui quando si parla di riscaldamento globale, tu dici la tua, io dico la mia, l'altro dice quell'altra, uno i vaccini, uno dice che funzionano, l'altro dice, come se fosse un bazar per cui ognuno può sparare qualsiasi stupidaggine o cosa molto seria indipendentemente dai fatti scientifici. La scienza aiuta la politica a decidere partendo dai fatti. Senta, in questo suc di pareri, mondiali di pareri, perché è un mercato dove però lei rimane, come dire, fermo nel moloch dell'antiproibizionismo generale, no? Certo. Cioè mi sembra che questo sia il mantra di Cappato, no? Nel mio libro, che si chiama Credere, Disobbedire e Combattere, dico anche che quando c'è una proibizione ottusa, stupida, che rovina la nostra vita, è un dovere disobbedire. No, ma guardi che la coerenza paga sempre. È stato un dovere per me ascoltare DJ Fabo quando mi ha chiesto di andare in Svizzera. Adesso ci arriviamo, però la cosa interessante è che il Parlamento europeo sembra che la stia ascoltando, perché questa iniziativa, insomma, è in marcia. Sì. Con quali risultati? Beh, l'Europa, allora intanto
l'Europa è stata importante, il Consiglio d'Europa, poi gli ascoltatori tra Strasburgo, Bruxelles non fanno troppa differenza, ma l'Europa è stata molto importante per esempio per le donne italiane, le coppie portatori di malattie geneticamente trasmissibili. Oggi potete fare la fecondazione assistita in Italia grazie alle sentenze europee. La stessa cosa, la condizione nelle carceri, la stessa cosa, la questione delle unioni civili e del libero rapporto tra persone dello stesso sesso, è arrivata l'Europa prima a dirci che non si poteva andare avanti così e non riconoscere l'unità familiare dove era fondata sull'amore e non su altro. Quindi l'Europa non è soltanto il problema della famosa dimensione dei cetrioli, tutte esatto. queste cose. Cioè. C'è qualcosa di burocratico nell'Unione Europea, che però ha meno dipendenti del Comune di Roma, ma comunque diciamo che c'è qualcosa di burocratico. Ma l'Europa può essere destata anche strumento di libertà ed è questo fondamentale. Abbiamo qualche minuto per parlare di questa vicenda appunto di cui lei è stata protagonista, DJ Fabiano, un incidente, tanti anni di sofferenza, la decisione di non morire nel proprio paese. Certo. Io la metterei così. Sì, e ci colleghiamo al discorso perché il pubblico ministero nel chiedere la mia assoluzione, ci sarà la sentenza il 14 febbraio, ha proprio motivato la necessità di superare la legge del 1930, per la quale io sarei condannabile, sono condannabile da 5 a 12 anni di carcere. Il pubblico ministero ha detto quella legge non è più al passo coi tempi ed è contraria a principi della Costituzione italiana, ma anche dell'Unione Europea, il principio di autodeterminazione, che poi banalmente vuol dire ciascuno sceglie sulla propria esatto. pelle, io non scelgo la tua eutanasia, tu non scegli la mia, ciascuno decide eventualmente cosa fare per se stesso. Senta, sono stati peggiori i momenti in cui lei ha accompagnato Fabiano, come dire, nell'ultimo tratto di strada, oppure quello che è accaduto dopo con le polemiche, le discussioni? Beh, il viaggio è stato drammatico perché ha significato dover infliggere una sofferenza inutile a una persona che avrebbe dovuto avere diritto di fare quello che ha fatto a casa sua, a Milano, nel suo letto, al Giambellino, non prendere 5 ore e mezza di macchina fermandosi ogni mezz'ora per dover andare, rischiando quindi in un altro paese lontano dalla propria non dalla propria famiglia perché c'erano, ma dal proprio ambiente, perché in Italia non si può fare. Quello è stata la cosa più terribile, più grave. Senta, mi scuso con lei se per caso sto tentando di violare la sua privacy, perché immagino che lei evidentemente ha anche una certa sensibilità, altrimenti non si affrontano queste sfide certo. con, non dico leggerezza, ma con una certa superficialità e incoscienza. Però è Fabiano che ha deciso di fare questo pubblicamente, quindi no, però evidentemente a lei ha lasciato qualcosa, e la mia domanda impertinente nei suoi confronti è: qual è la cosa che in questo momento ricorda di questo percorso che le ha lasciato? Beh, Fabo era un po' un ragazzaccio, DJ a Goa, Ibiza, cose. Un ragazzaccio, non uno che è arrivato a questi discorsi così per percorsi più intellettuali. Io ci sono arrivato prima con le cose politiche. A Fabo del tema politico in quanto tale non ne sapeva niente, non gliene fregava niente. Eppure ha capito che quello che lui stava subendo, se fosse stato reso pubblico, avrebbe aiutato tantissime persone a ottenere una maggiore libertà, e quindi me lo ha trasmesso persino con buon umore, con umorismo, con ironia e con capacità. Lui alla fine è stato anche pochissimo prima di morire ha chiamato i miei amici attorno al letto e ha detto: vi devo dire una cosa molto importante, quando andate in macchina allacciate le cinture. Lui aveva fatto un incidente d'auto. Non potreste farmi un favore più grande? E io sono rimasto impressionato. Dici: stai per morire e pensi a che i tuoi amici si allacciano le cinture? Sei un grande, sei generoso, sei forte. Senta Cappato, sarò ancora più cattivo. Lei ha pianto? Io mi è venuto da piangere in realtà il giorno prima, quando lui ha dovuto fare le prove, perché la legge svizzera prevede che tu lo debba fare con le tue mani bere il bicchiere, ma lui non poteva muovere le mani, quindi ha dovuto con la bocca
mordere e azionare un pulsante collegato alla macchina che gli iniettava la sostanza nel corpo. E non ci stava riuscendo. Ecco, vederlo, la sua disperazione, non nel morire, che ha affrontato con serenità, ma nel non riuscire a fare le prove per morire, quello è stato umiliante per lui, per tutti, e invece poi è riuscito e si è rilassato e ha realizzato che sarebbe andato tutto bene e ha ricominciato a scherzare. Allora, grazie a Marco Cappato per questo tipo di esperienza, soprattutto perché è stato preso veramente al volo, ma abbiamo un appuntamento adesso ad aprile, la seguiremo in questa agenda molto importante. 11, 12, 13 aprile, il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, per liberare la scienza, le libertà individuali e anche aiutare un pochino la democrazia a funzionare un po' meglio. Ci rivedremo in quell'occasione. Grazie davvero e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Alla prossima edizione.